questo linguaggio è duro, perché è durissimo un discorso che suppone un amore folle, un amore straordinario, un amore che coinvolge completamente la persona che ama, al fine di trasformare la persona amata in se stessa, dimorare in Cristo. Dice San Giovanni della Croce, amata nell'amato trasformata. E questo quello a cui tutti siamo chiamati, e questo è il cristianesimo, e questo è il nostro cammino di fede di ogni giorno, per questo, non per altro, fratelli, non per aggiustare alcune magagne della nostra vita, non per mettere delle toppe, non per diventare un po' più buonini, non per diventare un po' più gentili, un po' più civili, non per vivere una vita più onesta, no, ma quello è proprio il mio indispensabile, è diventare Cristo, è Cristo che dimora in te, è Cristo che ama in te, è Cristo che è mandato in te. Vivere per Cristo, vivere in Cristo, vivere in virtù di Cristo e vivere per Lui, cioè proprio offrendo la sua vita per Lui, amandolo, vivere questa intimità profonda con Cristo. E con Cristo significa nel Padre, con questo significa nel cielo, con questo significa con la nostra origine, avere chiaro dentro di noi da dove veniamo e dove stiamo andando, scoprire in tutto un'occasione per donarsi completamente, vivere in eterno, fratelli, perché banalizziamo Gesù Cristo. Chi ha Gesù Cristo dentro? Chi mangia la sua carne? Cioè, chi si nutre con i sacramenti, con la parola, nella comunità cristiana? Perché questo significa mangiare e bere di Cristo, fratelli carissimi. Vivere nella Chiesa fino in fondo, perché il corpo di Cristo è la Chiesa, è la comunità cristiana. Quindi vivere, vivere, camminare ogni giorno con fratelli concreti, con persone concrete, sperimentare giorno dopo giorno l'amore, la misericordia, diventare che Dio perdona i tuoi peccati per la carne di Cristo offerta per te, partecipare all'Eucaristia, al sacramento dell'Eucaristia, sperimentandolo vero, vero, sperimentando nella Chiesa la vita eterna, che puoi perdonare, che puoi andare oltre la morte, oltre la corruzione, puoi sperimentare nella tua famiglia puoi sperimentare la vita eterna, perché puoi amare oltre la morte, puoi amare oltre il dolore che ti suppone, che ti infligge l'altro, puoi amare oltre il tradimento di tuo marito, che non si rende conto, che non capisce i tuoi problemi, i tuoi dolori, che vive profondamente lontano dal tuo mondo. Ecco, tu non hai vita eterna se non mangi il corpo e il sangue di Cristo, che è Dio che si offre a te, che è Dio sceso sulla terra per te, che è Dio che si è fatto più piccolo di te perché tu potessi accettarlo, accoglierlo. Tu non mangi, se tu non dici amen, è vero, tu mi ami tantissimo. Non hai in te la vita, allora non hai in te la vita. Non ce la farai, divorzierai giuridicamente o non divorzierai nel cuore. Ma così per ogni altra nostra realtà. Ma chi ha vita e vita dentro? Voi pensate che non sarà onesto, che non avrà discernimento su cosa è buono per il fratello, su cosa è buono anche per la città, per il paese, eccetera. Entra in armonia con il creato, è vita eterna, ha la vita divina, dimora nel creatore, dimora nel figlio di Dio, dimora, permane costantemente nel pensiero di Cristo, nella parola di Cristo, nei gesti di Cristo. È Cristo vivo in lui, vita eterna, è amore che va oltre i limiti umani, è il pane del cielo, cioè il pane soprannaturale, è Cristo con la sua vita soprannaturale, col suo sangue offerto, sangue anche vita, offerto per farci vivere una vita soprannaturale nella vita naturale. Noi che abbiamo una natura limitata, accogliamo Cristo, dimoriamo in Cristo e Cristo ci fa fare quel salto, quel supplemento che non possiamo, ma che in lui è possibile. Questa è la vita eterna e questa è la caparra della risurrezione dell'ultimo giorno. Perdonare, amare, la pazienza, aprirsi alla vita, una parola di tenerezza, caricare i tuoi peccati dell'altro. Questo vuol dire avere vita e vita eterna. Vuoi difendere la tua vita di oggi che si corrompe, limitata, o vuoi accogliere Cristo? Vuoi accogliere la sua vita, vuoi mangiare? E mangiare Cristo significa, per chi lo ha sperimentato, nutrirsi della storia, nutrirsi degli eventi, nutrirsi delle relazioni, cioè mangiare il cibo che ci dà ogni giorno il nostro Signore Gesù Cristo, il cibo che ci dà il Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, pane sostanziale, dice, il pane vero, Cristo, dove? Nella vita, quotidiano, nella storia, perché ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno ha il suo altare dove Cristo si offre e dove chiama noi a offrirci, per vivere questo amplesso, santissimo, questa intimità, per dimorare Lui in noi e noi in Lui, in questo rapporto meraviglioso della sposa con lo sposo. Tutto questo si può fare solo attraverso
la Chiesa, solo vivendo nella Chiesa, la sposa, bellissima, purificata dello sposo, che l'ha lavata e la purifica con il suo sangue, con la sua carne offerta per amore. Non ha coraggio. Camminiamo nella Chiesa, per vivere ogni giorno l'Eucaristia, per vivere ogni giorno con un rendimento di grazie, per vivere ogni giorno la gratitudine nel cuore, per vivere ogni giorno offrendo noi stessi in Cristo, che si offre per noi e in noi, per la salvezza di chi c'è accanto. Allora tutto acquisterà un altro significato, ogni lavoro, ogni parola, ogni incontro, tutto saprà di vita eterna.